Giovedì allora ragazze, riniziamo questo benedetto vlog della dieta. Giovedì e sono già vestita da Sportage per effettuare la sessione 2 dell'allenamento. L'ho fa fatto ieri l'altro, quindi martedì, la sessione 1 e adesso ho tutta la parte delle braccia. Speriamo in bene sempre per quel benedetto tricipite perché l'ho sempre un po' indolenzito a dire la verità, però non mi posso fermare, non so... Non... solo per la dieta o cose varie, ma anche proprio per il settore allenamento, no? Insomma, ti devi fare un po' i muscoli, perciò continuo. Adesso sono le 6:30, quindi all'incirca finirò alle 7:30 e dopo magno. Quindi iniziamo a fare la dieta, l'allenamento. Che dieta? Oddio, ragazzi, sto risclerando. Quindi iniziamo a fare questo benedetto allenamento. Stasera, appena finito l'allenamento, parto con la cena con un bel pinsimonio, con un pochino di olio extravergine, aceto e sale. E... ciao Tiffy! Ciao! Comunque, parto così e dopo mangerò un pochino di pesce e qualche verdura, magari qualche peperone che l'ho fatto in padella, anzi l'ha fatto il mio ragazzo in padella. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi è domenica, non ci siamo sentiti per qualche giorno, ma semplicemente perché in questi giorni qua, in primo luogo, non ho dovuto fare gli allenamenti perché oggi è la terza sessione e quindi oggi ho tutta la parte delle gambe. E poi perché onestamente sono stati dei giorni no per la dieta, sono stati veramente dei giorni negativissimi, nel senso che ho avuto un po' di... tipo non ce la faccio più, ho voglia di mangiare veramente quello che cavolo mi pare e per un paio di giorni e in realtà sono riuscita quantomeno a contenere il danno, nel senso che una sera mi sono fatta la pizza senza le farine, quindi praticamente non so se la conoscete, ma è la pizza fatta con la base di cavolfiore. Mi è piaciuta tantissimo, sono veramente contentissima perché d'ora in poi so che se mi voglio togliere uno sfizio ma senza riempirmi di carboidrati posso ad esempio prendere quella. Questo non significa però che io non mangio carboidrati, ragazze, significa che comunque una volta a settimana posso mangiare la pizza, ma ci sono settimane come ad esempio questa, nella quale il mio pasto fuori è stato ieri sera. Ed è stato un pasto allucinante per la dieta, nel senso che era la bagna cauda, ci ha invitato mia suocera a mangiare a casa e ha fatto la bagna cauda come la fa lei che è buonissima, è la fine del mondo, solo che è tutto fuorché dietetica, tante verdure ma sappiamo bene. E in più mi sono anche concessa alla fine i cenci si chiamano in Toscana, le chiacchiere come si chiamano, quindi cioè, diciamo che veramente ieri sera è andata malissimo. Però oggi ho cercato di contenere i danni. Oggi mi sono mangiata una catalana di gamberi, quindi con delle verdure a crudo e dei gamberi con il sughetto di pomodoro. E basta, perché le verdure avevo mangiato quelle crudite lì. A metà pomeriggio mi sono presa un tè con delle noci di macadamia. E stasera invece ho il branzino e c'è il mio ragazzo di là che sta già cucinando, carino. Io invece devo fare questi benedetti esercizi. Oggi proprio non avevo voglia, cioè mi sono addormentata sul divano. Proprio zero, ragazze. Oggi proprio mi devo fare una forzatura bella grossa per fare gli esercizi, ma lo faccio. Mi sono già cambiata. E adesso mi vado a mettere le scarpe e facciamo questi benedetti esercizi. Dai, che ce la possiamo fare. Dai, ragazzi. E dopo l'allenamento mi mangio il pescino. Allora, questo ovviamente me l'ha preparato il mio ragazzo perché è bravissimo in cucina e ha fatto un branzino cotto al forno sul letto di finocchi e cuore d'arancia. Quindi insomma è un po' speziatino. Ah, e c'è anche lo zenzero. Mi ha detto, è zenzero. C'è anche lo zenzero. E mi mangio questo bel branzino anche se, come al solito, dopo l'allenamento non ho molta fame. Però è molto buono. Pare molto molto buono. Buon appetito! Sono sul treno che sta andando a Pinerolo a Torino e poi dopo successivamente farò il cambio, no? E quello che ti volevo dire è che vedi che nonostante la dieta o non dieta o quello che vuoi, bisogna organizzarsi nella vita, questa è la verità. E bisogna organizzarsi, perciò ho il pranzo al sacco. Il pranzettino che dovevo mangiare a casa, cosa che non ho fatto in tempo a fare oggi, e anche il mio ragazzo mi ha aiutato al volo perché ero super in ritardo, ve l'avevo detto oggi nel video che ho pubblicato su Facebook. Mi sono portata il pranzettino al sacco, vi faccio vedere che cosa mi sono portata. E nella valigia mi sono anche messa due mele, quindi noi per ogni evenienza ho anche le mele. E adesso vi faccio vedere.
piante di nasacco come frutti secchi misti per i vari spuntini, l'acqua, lo spork, che io amo questo spork, l'ho comprato alla Decathlon e li amo veramente, tutta me stessa, ci sono tutti in un'unica posata. E poi questo che è ancora caldo, che sarebbe, ve lo faccio vedere dopo perché adesso se no se lo apro è un casino, e sarebbe, ecco, qui si vede un pochino, nasello, filetti di nasello con verdurine fatte in padella con una spruzzatina di zenzero. Yummy, tra poco mangiato. Allora, io invito, sto capendo. Io ho invitato tutti questi miei amici youtubers. Sono tuo amico io. Senti, allora tieni. Guarda che io non ti firmo la liberatoria. Allora, ma cosa vuoi te la liberatoria? Un video che ti incastra. Però dopo riesci a far volare la fotocamera. Sei incredibile. Adesso sta volando. No, ragazzi, no, scusate, era serio questo momento. Vai. Allora, voglio consigli. Voglio consigli, e dobbiamo dare consigli ai nostri amici a casa. Per affrontare un passo. No, sulla dieta. E amiche. Guarda, che la chiedi a lui. Io sono una persona sbagliata, me ne vado. No, adesso. No, tu invece hai sempre fame. Devi rimanere dalla sesa. Io allora me ne vado. Dalla mattina alla sera. No, ragazzi, ma una dieta per dimagrire o per aumentare peso? Mangiate tanta pesaola. No, perdonami, per aumentare il peso. Ma anche no. Tu devi capire se vuoi dimagrire o perdere peso. Cioè, ti basta perdere peso o proprio dimagrire? Cioè, perdere la tua massa grassa e magari aumentare i chili, ma oddio, volete perdere peso? Cosa si dice? Oddio, cos'era sto discorso? Volevo solo perdere qualche chilo. Allora io vi consiglio una cosa, ragazzi: pancia piatta, mattino yogurt, fettine di kiwi dentro, presaola, la buttate fuori tutta che ha un piacere, addio la stupidità. Ma come? E pancia piattissima, tisana al finocchio, altro rimedio. Questo progetto mi sa che non sta funzionando. Cioè, va bene. Tisana al finocchio. Va bene. Da domani le presaola al finocchio. Vedi, sapete come mai desce? Rinuncia, Alice, con loro rinuncia. Ragazzi, ma la vado a comprare. Ma tu cosa fai per la linea? Un cazzo, per evitare la tisana al finocchio, chiaramente. Ma eviterebbe. Non fa nulla. La DSL va bene. Invece io mi chiedo, uno come Luca e uno come Matt, come fate a equilibrarvi in questa maniera? Perché io mangio e non ingrasso. Io invece mangio e ingrasso. Lui ha il metabolismo da minore. Ho il metabolismo da 15 anni. No, sei iscritto alle show, visto che ha il metabolismo da minore. No. Infatti, immagino. Va bene, ragazzi, mi sa che questi consigli non hanno portato niente di buono. Dovremmo poi fare un video con più easy, più, Cosa sta succedendo qua? Mi spiego. No, ecco, vai, Brian, te hai qualche consiglio sulla linea? Allora, se non mi sbaglio, con il Righel, se usi il Righel. Sì, va bene, ragazzi, perfetto. Tutti simpatici oggi. Okay. Oggi dei geni, veramente. Allarme simpatia qua in studio. Ragazzi, va bene, ciao. E viva Marco del Tokyo. Cioè, va bene. Un sacco dieta. Ecco, un sacco dieta, ma aspetta, perché qua c'è qualcosa che potremmo dire. Cosa stai facendo? È un vlog sulla dieta, non è già. C'è le verdure. Ci sono le verdure crude. Quindi, guarda, la gente si fantastico. Va a vedere, esatto. Ma la mia domanda è, perché dieta? Tu non hai bisogno, tesoro mio. Ma mangia, è bello mangiare. Sì, sono d'accordo che è bello. Ma lei fa il blog settimanale sulla dieta. No. Ecco, qui abbiamo detto alle persone. Avete, ragazzi, volete? Dai, non posso mangiare altro. Vabbè, dai. Brucia, c'è che sei a dieta. Lo so, e voi mi mangiate. Guarda, vuoi anche questo? No, bevilo. Ecco, vai, ecco, vai. Adesso si vada a piangere. Che tristezza, ragazzi. Ora mi vado a prendere un altro bicchierino. Assassino! Non sai che cosa ti stai perdendo. Grazie, ti ringrazio, Daniele. Bevi, magna. Non stiamo mangiando nulla noi. Grazie, grazie. No. Molto gentile, molto gentile. Vai, Luca, ne vuoi un po'? Dammi. Cos'è qua? Il setanino? Vai. Cos'è sta bagnetta? Lì, magna. Cos'è? Aceto e olio. Cazzarola. Buono, Uno potrebbe mangiare bistecche. Ma perché mangiare bistecche, ragazzi, quando c'hai il sedanino crudo qua? La dieta continua. Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, giovedì pomeriggio. Sono stanca. Oggi sono proprio, sono un po' giù, proprio come fisico, ecco, mi sento stanca, mi sento un po' di mal di testa. Poi oggi ho avuto un attacco di fame allucinante nel pomeriggio e quindi l'ho gestito con un pochino di tè, con un cucchiaino di miele. In ogni caso non è una gran giornata, e
il fatto è che sono stata lunedì a giovedì a Milano tutta la settimana, quindi non ho avuto proprio il tempo necessario per fare gli allenamenti, perciò oggi sono troppo stanca, oggi mi sento veramente veramente giù e non me la sento di fare prima l'allenamento sessione 1, quindi domani, dopodomani e dopodomani ancora dovrò fare tutte e tre le sessioni. Spero domani di svegliarmi un pochino meglio e con la voglia di fare il primo allenamento, e intanto stasera vado a cena da Caterina Balivo perché il nostro caro Franco Liberti cucina, quindi stasera proprio faccio il male che potrei fare in assoluto. Mi sa che questa settimana la dieta andrà a puzzola, vabbè, comunque vedremo lunedì. Ciao ragazzi. È un casino nel senso che oggi è venerdì e ieri sera sono andata a cena da Caterina Balivo, dove ha cucinato tutto quanto il caro Franco Aliberti, che è un cuoco eccezionale ragazzi, cioè io me lo immaginavo fosse bravo, però non mi immaginavo una cosa del genere, buonissimo, cioè ho mangiato, ovviamente ragazzi, cioè è la cena fuori, faccio la cena fuori, non è che posso andare là e dire no mi mangio l'insalatina scondita, e lì ho fatto la cena fuori, quindi la scorsa settimana ho fatto, era domenica, ho fatto la bagna cauda, olè, e questa settimana qui invece mi è capitato Franco Aliberti con questa benedetta cena, perciò ho tutto buono, tutto buonissimo, sono contenta e vai. Il problema è che adesso questa settimana qui mi devo rimettere sotto di brutto proprio, ma di brutto, perché è un casino altrimenti, come faccio? Non ho più avuto problema nemmeno al tricipite, quindi ottima cosa. E basta, oggi ad esempio a pranzo ho mangiato l'insalata col tonno, c'era sempre qualche mozzarellina, vabbè, ho mangiato anche quella, però comunque sempre molto molto leggera, e acqua naturale. E poi ora a metà mattina, pomeriggio, mangio un pochino di frutta secca, mi sono portata questo piccolo spuntino, e stasera, siccome lì sono a mangiare fuori, perché sono stata fuori questa settimana qui praticamente non sono mai stata a casa, devo mangiare fuori, quindi devo capire un attimo cosa mangio, senza carboidrati, devo rimettermi un pochino in riga ragazzi, questa è la verità, cioè sto un po' sgarrando in questa settimana, infatti ho il terrore che lunedì, nella prossima pesata, sarà un casino, perché in realtà sarà un casino, speriamo bene. L'unica cosa che posso fare è mettermi di nuovo in riga e magari fare un po' più di movimento, magari una passeggiata veloce, non so, in ogni caso faccio i miei allenamenti, speriamo in bene, finger crossed ragazzi, finger crossed. Buondì, quasi appena sveglia e sono qua per rispondere alle domande che mi avete lasciato sotto all'ultimo video e sui vari social con l'hashtag AskAlice. Allora, che esercizi faccio? Io faccio degli esercizi fatti appositamente per me da un istruttore, perché comunque li volevo fare in casa e non avendo mai fatto palestra avevo bisogno di qualcuno che li facesse appositamente per me, quindi niente insanity, niente highlight scenes, come si chiama, niente di tutto ciò. Ho degli esercizi fatti appositamente per me, per la mia fisicità e per il mio obiettivo, però in generale appunto avevo sentito anche Elena Lasby che mi aveva consigliato Kyla, quindi ci sono tanti esercizi che penso funzionino. In generale comunque ragazze, la cosa che funziona di più è l'alimentazione, fa almeno il 70% del nostro obiettivo finale se si vuole dimagrire, perciò la cosa fondamentale è mangiare sano, poi arriva il movimento. Io mi posso muovere quanto voglio, ma se non mangio in maniera sana e tolgo le cose che invece mi piacciono da morire e mangio quello che mi pare, posso muovermi veramente, posso correre tutto il giorno ma non dimagrisco, è proprio il mio fisico è così. Allora, c'è da dire che vengono vendute praticamente in tutti i supermercati un po' più forniti, soprattutto nel reparto naturale, quindi dove trovate magari il latte di riso, il latte di mandorla, le cose senza glutine, e vi consiglio di controllare molto molto bene il peso al chilo e non quello della confezione, perché in realtà ci sono delle bacche che costano carissime e altre che costano molto molto meno. C'è da dire che bisogna stare attenti dalla provenienza delle bacche, cioè non devono provenire dalla Cina, ma devono provenire comunque dall'Oriente, ma evitiamo quelle della Cina perché non sono non allevate, non sono cresciute nel metodo giusto, ecco. In ogni caso comunque io li compro in generale in qualsiasi supermercato. Allora, io dovrei dimagrire all'incirca 9 kg credo, e poi comunque vedrò, perché è una cosa molto estetica più che a livello proprio di chilogrammi, quindi deciderò nel momento in cui mi troverò bene con me stessa, mi piacerò, deciderò quando fermarmi e quando iniziare il mantenimento del peso. Per adesso, fino a lunedì, poi speriamo in bene questa settimana e sarà un casino, vabbè, ho perso
praticamente 2,5 kg. E va benissimo così, mi sento molto bene e sono contenta. Io seguo una dieta molto equilibrata, sono comunque seguita da un nutrizionista, quindi non è una dieta fatta da sola, non ho tolto carboidrati, non ho tolto cose così a cavolo. L'unica cosa che non prendo più, tranne quelle volte che magari nell'insalata quando sono fuori mi ci mettono anche questa mozzarellina, quindi tanto mi tocca prendere, però in generale non mangio più latticini e utilizzo appunto il latte di mandorla, il latte di soia, questi latti qua. E sono 3 settimane che ad esempio non mangio carne. Però non è una scelta tipo voglio diventare vegetariana, non è questo. Però momentaneamente mi volevo un pochino depurare da tutte queste sostanze. Perciò momentaneamente non mangio carne, però mangio legumi. Veramente riesco a prendere le proteine da tantissime cose. Ad esempio il pesce almeno una volta al giorno lo mangio e sento che mi fa veramente molto bene, quindi sono molto contenta. E mangio comunque i carboidrati, anche se li ho ridotti, e soprattutto non mangio più le farine raffinate, quindi soltanto le integrali oppure il kamut, la quinoa, il farro, le cose un pochino più naturali, più ricche di fibre. Cosa stavi facendo? Stavi andando via dal video. Ciao! Cioè, lo so che sembra finito, in realtà vorrei rubarti proprio 30 secondi del tuo tempo, giusto 30 secondi. Ciao! Voglio chiederti, sei iscritto al mio canale? Se non sei iscritto, ti iscrivi qui, se vuoi, o qua. Uno dei tuoi posti. Oh, poi, se ti piacciono i miei make-up tutorial, qua su trovi l'ultimo make-up e qua trovi i miei vlog. Nell'info box trovi tutti i link a tutti i miei social, quindi se ti va di seguirmi anche fuori da YouTube sei il benvenuto. E mi raccomando, se ti va, mi puoi lasciare un commentino qua sotto e se mi vuoi chiedere un make-up tutorial, un video in particolare, sono solo felice di saperlo. Un sacco di cose da fare! Fai qualcosa! Ciao!